Ciao pezzini! Allora, innanzitutto buona Pasqua a tutti quanti, un abbraccio forte, forte, forte ad ognuno di voi. Vabbè, io, insomma, sinceramente a me della Pasqua non me ne è mai fregato assolutamente nulla, un po' perché non sono credente, un po' perché l'ho sempre trovata una festicciola un po'... Non lo so, non mi dice nulla, non mi dice nulla, e quindi, boh. Però, oggi è Pasqua e quindi comunque buona Pasqua a tutti, buona Pasquetta per domani, insomma. Che state facendo? Ditemi un po', scrivetemi un po' tra i commenti come state passando questa Pasqua, perché io oggi non farò assolutamente un nevrito cazzo. E quindi magari così, se voi fate qualcosa di particolare scrivetemelo, io sognerò insieme a voi leggendo semplicemente i vostri commenti e cose così, perché oggi non farò davvero nulla, me ne starò a casa tranquillo e assolutamente basta. Allora, questo è un video un po' particolare perché ho fatto un acquisto e sono assolutamente felice, peggio che i bambini, e quindi insomma vorrei farvi vedere esattamente l'acquisto che ho fatto. Prima però ci sono un po' di cose che vorrei puntualizzare, perché allora molti di voi mi stanno scrivendo che gioiello hai trovato nella candela o che, e quindi anziché rispondere ogni volta la stessa cosa a tutti, allora questa è la candela che è accesa, non so se si vede, è accesa e piano piano si sta sciogliendo, il gioiello è qua. Quindi ancora ce n'è da sciogliere assolutamente, perciò ancora non lo so, so per certo che è un anello, ma non so assolutamente quale tipo di anello, come sia e bla bla bla. Non appena uscirà fuori, insomma ve lo farò vedere in un video qualsiasi così. Poi, due, sto ricevendo ultimamente molti commenti di persone alle quali io non posso rispondere. Voi sapete che io rispondo sempre a qualsiasi commento, a tutti i commenti rispondo. Se però voi mi scrivete e vedete che io non vi rispondo, non scrivetemi poi, ma perché non mi rispondi, ma ce l'hai con me? Oppure una mi ha scritto, puoi chiedere alla Stefani se ce l'ha con me, perché non mi risponde mai ai commenti. Ma se rispondiamo a tutti e non a voi, è perché ci sarà un motivo. Non avete Google Plus. Se non avete Google Plus, non possiamo rispondere ai vostri commenti. Voi potete commentare, ma noi possiamo solo limitarci a mettere il mi piace. Quindi se io o la Stefani non rispondiamo ai vostri commenti è per quello, perché non avete Google Plus e non è possibile quindi rispondere ai vostri commenti. Fatevi Google Plus o comunque aggiornate, ci sarà un modo per aggiornare e quindi insomma potremo rispondere a quel punto anche ai vostri commenti. Basta, poi cosa? Ah sì, poi c'è stata una... No, dite no assolutamente, però c'è stata una persona che mi ha scritto sotto, tra i commenti, sotto al video, quello in cui facciamo l'esperimento sociale, dove ci fingiamo una quindicenne in una chat per vedere lo schifo che c'è nelle chat. L'unico video praticamente serio che abbiamo fatto, dove poi diciamo appunto di non fare, insomma è un video serio quello. Una ha scritto, mi fate schifo con i video che fate, fate cagare, cose così, però comunque continuo a guardarci. Così gli ho risposto, lei mi ha risposto, ha risposto anche la Vergine d'Orecchie, Santa Vergine d'Orecchie, che le ha fatto un braso tanto, lei poi ha risposto alla Vergine d'Orecchie, insomma è successo un po' una cosa del genere, io mi sono molto divertito in tutto questo. Però ecco, tu persona, se mi stai guardando, ti vorrei dire che sei un po' un cretino, perché, o una cretina, non lo so, perché non hai visto il video per intero, perché se tu l'avessi visto per intero, anziché commentare subito e dire che dei minori si sono lamentati con te dei video che facciamo io e la Stefania, bla 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 bla, assolutamente fantascienza secondo me. Scusate, ho dovuto interrompere perché hanno suonato i vicini per farci gli auguri e quindi insomma sono dovuto andare a fare gli auguri. Niente, appunto, vorrei dire a questa persona qua non hai visto il video per intero sicuramente, perché se tu l'avessi visto fino alla fine ti saresti resa o reso conto che è uno dei pochissimi video seri che abbiamo fatto io e la Stefanie, in cui realmente poi diciamo le cose come stanno, in cui consigliamo assolutamente di non andare in quelle chat, in cui addirittura scopriamo uno che stava parlando con noi dicendoci cose assolutamente assurde al limite del pornografico, sposato con due bambine, perché sto cretino ci ha dato pure la mail, e quindi noi tramite Facebook siamo riusciti a capire chi era lui, fingendoci a quel punto noi degli scrittori che stavamo studiando questo fenomeno e quindi volevamo capire le motivazioni, insomma vabbè, tutto quanto è uno dei pochissimi video serie che abbiamo fatto, quindi alla fine tutti i tuoi commenti sono assolutamente inutili, soprattutto sotto quel video, quindi guardati i video fino alla fine e poi se vuoi insultaci, a quel punto mi divertirò ancora di più. Però ecco, hai fatto davvero una figura molto molto barbina, ecco, tutto qui. Molto bene, detto questo,
ho fatto appunto un acquisto del quale sono molto 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 felice. Ieri sera proprio l'ho fatto, perché io sono un po' un cretino, non ho mai mai l'abitudine di andare su eBay, perché boh, perché non ce l'ho d'abitudine, perché sì, perché non sono, cioè non mi viene proprio in mente di andarci, e quindi probabilmente molte cose che mi servono le vado a comprare magari in negozio da qualche altra parte, spendendo sicuramente di più. Fatto sta che è un po' che io penso di comprarmi delle luci come si deve, soprattutto per fotografare, ma che possono essere utili anche per i video, perché come vedete io mi sono comprato il faro che ho davanti adesso, ma vedete lascia riflessi nelle lenti, ok, vabbè io ora non ci faccio più caso, però effettivamente è abbastanza fastidioso. E quindi alla fine ho comprato, mi sposto, questo! Ho comprato questo set qua che penso si capisca, ma perché c'ho il coso aperto qui? Vabbè. È un set di luci, sono due pannelli di luci per fotografia e anche per video, di quelle che spantegano la luce, quindi te li metti lateralmente, vabbè, ritorno qui, quindi te li metti lateralmente e come dire, ti illuminano uniformemente, senza ombre, senza nulla, senza riflessi anche negli occhiali, in teoria. E quindi ho deciso di prendere finalmente quello. Non so assolutamente dove cazzo me lo metterò, perché io in realtà ne volevo prendere uno ben più fiero, dove c'erano tre di quei pannelli, uno qui e uno da mettere sopra, e c'erano anche i vari sfondi dietro, proprio con tutta la struttura, bianco, nero e verde, il green screen, che a me la Stefani servirebbe tantissimo. L'avrei anche preso, il problema è che io qui non ho di spazio, cioè non ho davvero di spazio, perché questa stanza è piccolissima, non nasce come camera, nasce come salottino, e ecco il motivo per il quale io dormo sul divano, cioè non è una camera questa, è un salottino, quindi mi sono dovuto adattare e insomma non ho assolutamente di spazio, quindi anche questi due pannelli qui che ho preso non so assolutamente dove mettermeli, cioè ogni volta dovrò smontarli e rimontarli, vabbè lo farò e amen. Però finalmente avrò un'illuminazione come si deve, senza riflessi, senza nulla, riuscirò a fare delle foto come si deve, perché boh, chissà mai, magari, non lo so, io penso sempre in campo fotografico che se davvero comincio ad avere l'attrezzatura adatta e tutto, magari posso anche buttarmi come, che so, propormi, se a qualcuno servisse un book fotografico, cose così, a quel punto lo potrei realmente fare, avrei i mezzi per farlo, insomma, cose così, insomma, vabbè. E così niente, mi sono voluto fare un regalino e ho deciso di prendermi questo e di investire un po' sulla struttura appunto fotografica o comunque anche sulla struttura video per migliorare anche la qualità video, no? Perché mi sembra giusto sinceramente anche quello. Poi quando uno cresce pian piano di iscritti e con le visualizzazioni, secondo me è anche giusto da parte di noi youtuber dare un prodotto migliore, no? A chi guarda appunto il video. E quindi insomma piano piano ci stiamo lavorando e procediamo in questo senso qua. Basta, volevo semplicemente condividere con voi questo mio acquisto, perché sono super felice come un bambino. Poi io in queste cose sono davvero un bambino. Ora dovrebbe arrivare o mercoledì 15, c'è scritto, o martedì 21, spero che arrivi mercoledì 15 ovviamente, spero che arrivi. Ma secondo voi, se non dovesse arrivare, io posso in qualche modo contestare qualcosa, insomma non perderci i soldi che ci ho speso? Perché io non ne ho la più pallida idea, non le ho mai fatte queste cose, quindi scrivetemi anche questo tra i commenti se c'è qualche modo poi per poter contestare questa cosa e non perderci totalmente i soldi, ecco tutto qui. Niente, basta, il video praticamente è finito qui, appunto volevo solo condividere con voi questo, non appena uscirà il gioiello dalla candela ve lo farò vedere e basta, che dire, vi auguro ancora buona Pasqua, un abbraccione davvero a tutti quanti, godetevela e divertitevi più che potete e basta, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e ciao pezzini.